Siamo a Roma in occasione del Congresso Nazionale di Federdolore, la Società Italiana dei Clinici del Dolore. L'edizione di quest'anno si caratterizza per le evidenze in terapia del dolore e anche per le nuove tecnologie. Di questo ne abbiamo parlato con il dottor Fabio Intelligente dell'Humanitas Research Hospital di Milano. Dottore Intelligente, lei ha tenuto un'interessante relazione durante la mattinata, la giornata di apertura del congresso, sull'e-health. Cosa si intende con questo termine? Il termine e-health nasce già da un po' di tempo e riassume quello che sono l'insieme di risorse di information and communication technology messe a disposizione dell'ambito sanitario, mirate a gestire la salute a 360 gradi dei pazienti, ma anche tutto ciò che riguarda la burocrazia e il rapporto tra pazienti, medici e istituzioni sanitarie. Ecco, lei si occupa nello specifico di e-health a livello di terapia del dolore, trattamento del dolore, e oggi ha anche presentato degli esempi di trial clinici. Ecco, ci può riassumere un po' cosa emerge da questi trial? Dunque, l'applicazione in ambito del dolore cronico di risorse e-health in senso stretto, quindi parlo di webinar, di lezioni online tenute ai pazienti, quindi parliamo soprattutto del rapporto tra medico e paziente, quello che può essere il miglioramento dell'outcome clinico di questi pazienti, è comunque confinato a delle risorse ancora limitate per validità, regolamentazione e certificazione. Nonostante questo incominciano ad emergere dei dati in letteratura dove si vede che all'affiancamento della terapia tradizionale, soprattutto in ambito riabilitativo e funzionale ai pazienti affetti da dolore cronico, associando delle risorse digitali, quindi lezioni online o tutorial che spingano il paziente non solo a riflettere sulla propria condizione, ma soprattutto ad uscirne fuori e a gestire meglio l'ansia e la depressione, quindi anche un aspetto motivazionale, si ottengono migliori risultati sia sul controllo del dolore, ma soprattutto sulla funzionalità del paziente nell'attività quotidiana e sul miglioramento della qualità di vita. Ecco, per ora siamo ancora alla fase di studio e quindi di analisi di queste applicazioni, oppure c'è qualcosa che già ha preso piede e che insomma possiamo avere già un feedback dai pazienti? Sì, ripeto, ci sono questi primi studi in cui i pazienti dimostrano una buona interazione con queste tipologie con queste risorse e apprezzano in molti casi l'aspetto soprattutto educativo e di sprono a vivere diversamente la propria patologia cronica. Questo ci dà ampio spazio a delle riflessioni, soprattutto in merito a quello che è il ruolo del medico nella gestione della terapia del dolore cronico e a quelli che sono gli aspetti non prettamente medici, ma più che altro comportamentali, psicologici, che coinvolgono questi pazienti e che spesso sottovalutiamo e che invece sono un valore aggiunto nel raggiungimento di un obiettivo clinico importante e quindi di un ottimo outcome clinico nei confronti del paziente. C'è qualcosa a cui lei sta collaborando, sta lavorando, che ci vuole magari evidenziare? Certo, come interesse personale ho sviluppato una serie di contatti con professionisti del settore affine a queste tecnologie e stiamo vagliando quali sono i reali ostacoli anche in ambito legislativo, di affidabilità e di risvolti medico-legali per poter proporre degli strumenti nuovi e più affidabili, certificati e validati.